Siamo qui con Raul Biancaccio, vincitore della San Benedetto Tennis Cup. Complimenti Raul, questo potrebbe essere la svolta della tua carriera? Beh, lo spero, comunque ho lottato tanto per raggiungere questo obiettivo, sono molto contento di averlo raggiunto, però comunque non mi voglio fermare qui, voglio spingere sempre più in alto e dai, speriamo chiudere l'anno sempre più su. E per quest'anno hai altri obiettivi? Oppure adesso ti godi la vittoria e pensi al 2023? Beh, l'obiettivo comunque era raggiungere i top 200 del mondo e sono, penso, vicino, però dai, comunque voglio qualificarmi di diritto per l'Australian Open anche, però mi sono già qualificato per gli US Open. Sono molto contento, comunque un mix di emozioni nuove, però dai, molto contento. E è stata una settimana praticamente perfetta dal punto di vista tattico, hai giocato praticamente perfetto in tutte le uscite che hai fatto. Qual è stato il cambiamento che hai avvertito rispetto agli altri tornei, magari per la tua prima vittoria Challenger, ricordiamolo? Sì, è stata la prima, però comunque un mese fa ho iniziato con il mio nuovo allenatore, che è il fratello di David Ferrer, che oggi è venuto qui a vedermi la finale, non era venuto durante la settimana. Penso il cambio sia stato con lui, mi conosce sin da piccolo, poi ci siamo separati un paio di anni e adesso siamo ritornati insieme, e penso che quel feeling che ho con lui è una cosa di speciale e sono molto contento se ho visto il risultato. E questo circolo come l'hai trovato? E come hai trovato la reazione della gente, del pubblico alla tua vittoria, che francamente era inaspettata alla vigilia? Sì, inaspettata, comunque venivo dalle quali, quindi magari era molto, molto dura vincere il primo challenge partendo dalle quali. E comunque è stata una settimana non facile, al di là dei risultati, però comunque il primo turno di quali ho sofferto tanto. Però sì, no, l'ambiente è spettacolare, il circolo è magnifico, la zona è anche molto carina, in più ho famiglia che vive a Pesaro, quindi vicino qui, sono venuti a vedermi anche oggi ed è stato veramente molto molto bello. Grazie Raul, in bocca al lupo per il futuro e speriamo di vederci l'anno prossimo. Crepi, grazie a voi.